Carissimi amici del mio canale Wild Hunters, salute a voi, bentornati alla mia rubrica tutorial. Oggi affronteremo uno dei calibri più particolari che utilizzo a caccia al cinghiale in battuta. Si tratta del calibro 454 Casull, un calibro nato per la pistola, e in particolar modo per la caccia con la pistola, l'handgun hunting, che spopola negli Stati Uniti, ma che poi ha visto la sua trasposizione in armi lunghe, soprattutto armi a leva della Puma Rossi e della Henry. Allora, di che cosa si tratta questo calibro? Il calibro 454 Casull, che originariamente fu denominato 454 Magnum Revolver, è stato sviluppato a quattro mani e due teste da Dick Casull e Jack Fulmer nel 1957 negli Stati Uniti. La loro progettazione segue di appena 2 anni l'introduzione del 44 Remington Magnum, un calibro famosissimo, reso ancora più famoso da alcuni film hollywoodiani, da attori famosi che impersonavano, come vi ricordate, l'ispettore Callaghan, d'accordo? Questo calibro, il 44 Remington Magnum, era stato introdotto nel 1955. Dick Casull e Jack Fulmer si mettono al lavoro per cercare di sviluppare un calibro ancora più potente da utilizzare esclusivamente per la caccia. Perché per quanto il 44 Remington Magnum fosse adattabile alla caccia e alla grande, soprattutto su animali già di una certa stazza, e alcuni cacciatori avevano già cominciato a utilizzarlo, si era visto che mostrava alcuni limiti, perché era stato concepito soprattutto per la difesa personale e per un certo tipo di impiego per le forze dell'ordine. Allora, cominciano innanzitutto i primi esperimenti utilizzando due revolver che, da un punto di vista meccanico e costruttivo, potevano reggere le enormi pressioni che questo calibro cominciava a sviluppare. E queste due revolver sono ancora in commercio perché sono la Ruger, d'accordo, e la Colt. Si basano principalmente sul calibro, sul bossolo del calibro 45 Colt, irrobustendo ovviamente il bossolo e costruendolo 0,1 pollici più lungo, in modo tale che fosse esclusa la possibilità di camerarlo anche per errore su armi costruite sia lunghe che corte in 45 Colt. Il contrario è possibile, infatti potete sparare tranquillamente le cartucce economiche in 45 Colt con le armi sia corte che lunghe, camerate in 454 Casull. L'unica accortezza è che bisogna stare attenti se utilizzate cartucce con palla solo in piombo, le cast bullet o lead bullets, perché queste ovviamente sporcano moltissimo sia l'anima della canna, sia soprattutto la parte finale della camera di scoppio, e quindi depositandosi il piombo possono nascere dei fenomeni di sovrappressione poi quando sparate col 454 Casull. Però sparando le 45 Colt con il tombacco, quindi con il mantello in rame, non ci sono questi problemi. Naturalmente il grande successo che all'inizio è un successo di nicchia, ma che è un successo straordinario del calibro in se stesso, è il fatto che riesce a gestire pressioni fino a 65.000 PSI, quindi un calibro da super pistola. Tanto è vero che per l'handgun hunting cominciano a essere camerate armi di grande serie a partire dal 1997-1998, perché Ruger e la Freedom Arms cominciano a
credere in questo calibro e a offrire armi, quindi pistole, revolver con canna da 7 pollici e mezzo, freno di bocca Magnaport, 50 once di peso, cioè all'incirca 1,250 kg, e questi mostri vengono portati a caccia sia negli Stati Uniti ai grandi orsi, quindi fino al grizzly, e poi successivamente in Africa fino all'elefante, perché queste cartucce speciali costruite da alcune aziende come la Buffalo, come la Corbon, in particolare modo le Penetrators, sono in grado di abbattere e di trapassare il cranio di un elefante, ma anche passare da parte a parte un bufalo, cedendo un'enorme energia, come vedremo tra poco. Io come sono arrivato al 454 Casull? Perché conobbi a una fiera a Norimberga, a un'IWA, il signor Andreas Ferkinghoff, che è titolare dell'omonima armeria, che importava dagli Stati Uniti, dalla Legacy International, delle armi a leva, le Puma Rossi di costruzione brasiliana, il modello M92, che è un modello robustissimo, eccezionalmente robusto, basato sul Winchester 1892, che era basato una miniaturizzazione del 1886, quindi un'arma estremamente robusta, capace di sparare di tutto. Il problema delle armi costruite dalla ditta brasiliana, appunto dalla Rossi, è che erano molto grezze, quindi la Legacy International negli Stati Uniti le importava, le smontava tutte, le controllava, le lucidavano i piani, tutto, le rimettevano a posto, e queste armi erano veramente affidabili, precise, eccellenti. Quindi Ferkinghoff importava direttamente dal Legacy International queste armi già pronte per andare a caccia, con la massima affidabilità, riuscivano a armare e riarmare questi bossoli enormi. 454 Casull è un bossolo che, quando sparate, è un bossolo importante, e ovviamente le vendevano anche a dei prezzi accettabili, e io ne acquistai due. Fra qualche giorno potrete vedere sul mio canale Wild Hunters OMB una puntata dell'armeria Magno dedicata appunto ai miei due esemplari, perché ne ho due esemplari in acciaio inox con canna da 20 e da 16 pollici, quindi ve le presenterò, ve le farò vedere, eccetera. Naturalmente acquistandole ho fatto, grazie alla questura di Firenze, sono riuscito a fare tutti i fogli per l'importazione, perché erano catalogate in Italia, d'accordo? Però in Italia venivano importate direttamente dal Brasile, e avevano immensi problemi, e io non volevo questi problemi, perché quella è un'arma molto difficile da smontare e da rimettere a posto, e nessun armaiolo italiano era in grado di farlo, per cui ho pagato qualcosa di più, ma almeno mi sono ritrovato in mano due armi spettacolari, e quindi ho iniziato a utilizzare il 454 Casull. Ora vi faccio vedere alcune foto di questo calibro, delle cartucce che poi vi presenterò fra breve, della mia arma, e alcuni animali abbattuti, soprattutto cinghiali abbattuti con le mie armi.
Eccomi di nuovo con voi. Avete visto che belle armi e che risultati. Tra l'altro, uno dei tiri più spettacolari che ho fatto a caccia al cinghiale in battuta è stato nella riserva di Masseto, qui vicino nei pressi di Firenze, fra Firenze e Pontassieve, e sparai a un cinghiale grosso, un bel cinghiale, a circa 130 metri, telemetrammo dopo, e il primo colpo vidi dove era finito perché era una fila di cinghiali che passava attraverso una biancana, quindi del galestro, diciamo, fine, quindi vidi il punto di impatto e quindi al secondo colpo sono riuscito a correggere l'alzo e quindi a piazzare il mio colpo in maniera precisissima. È quindi un calibro che permette, rispetto al 44 Remington Magnum, di arrivare anche a tiri importanti. E infatti all'inizio nacque tutta questa curiosità mia e anche professionale, perché al tempo lavoravo per la rivista Diana Armi e ero sempre in prima linea per sperimentare calibri, armi e cartucce, ottiche sempre nuove, di nuova generazione, e quindi mi addentrai in questo progetto, confortato ovviamente da dei colleghi americani che avevo ascoltato già a quel tempo perché avevano già delle esperienze. Infatti mi orientarono su due cartucce in particolare da utilizzare con appunto quest'arma e il calibro. Allora, innanzitutto la Winchester Super X 300 grani Jacketed Flat Point, che è praticamente una cartuccia con un proiettile tipico da arma a leva e da pistola, quindi con la punta piatta. È naturalmente camiciato in rame con una parte esposta di piombo piuttosto importante ed è 300 grani, quindi una cartuccia lentissima ma pesantissima e che fa dei danni spaventosi. Allora, questa cartuccia ho deciso di utilizzarla con la versione del Puma Rossi M92 con la canna più corta. Perché, contrariamente a quello che sarebbe invece la logica, e perché ho detto faccio tiri corti e voglio una cartuccia che a corta distanza su animali anche grossi, mi faccia un lavoro spettacolare. Infatti la Flat Point è una cartuccia che ha enorme penetrazione, ovviamente perché è lenta e pesante, però avendo la flat base espande anche molto ma molto bene. E quindi effettivamente è stata una scelta azzeccata, d'accordo? Una scelta molto azzeccata. Questa è una cartuccia che pensate, sulla mia carabina, sulla carabinetta viaggia a 600 metri al secondo e che sviluppa 360 km alla bocca. Questa invece è la Nosler Partition Gold caricata da Winchester nella linea più diciamo costosa. È una Nosler Partition da 260 grani, è hollow point, vedete? È una hollow point completamente camiciata con il piombo all'interno. Questa è una cartuccia che in America è stata concepita per affrontare i grizzly e è la cartuccia che si è guadagnata i trofei più spettacolari in Africa con bufali, leoni, leopardi, grandi antilopi, ippopotami, quindi animali veramente importanti. Questa è una cartuccia che viaggia a 645 metri al secondo alla bocca sulla mia carabina con canna da 20 pollici, cioè in parole povere da 51 centimetri, mentre quell'altra è 41 centimetri, e sviluppa 410 kg. Che cosa significa 410 kg? Di che cosa stiamo parlando? Che raffronto possiamo fare con un calibro, diciamo, che conosciamo tutti? L'8x57 JS. Pensate, alla bocca ha la stessa potenza, la stessa energia di un 8x57 JS con palla da 200 grani.
Quindi stiamo parlando di energie spaventose, ma non è solo l'energia quella che caratterizza questa cartuccia, è la precisione, d'accordo, è la penetrazione. Quindi queste tre componenti hanno consentito ai cacciatori che amano andare a caccia di animali anche pericolosi, sia con le pistole adatte, quelle single action, d'accordo, i revolver single action, sia con le carabine camerate dalla Puma Rossi. Poi ce ne sono state altre, c'è la Henry che ha camerato il 454 Casull, e poi ci sono, scusate, vari customizzatori. Purtroppo da noi non è possibile, o se è possibile, però diciamo che noi possiamo contare soltanto su Ferkinghof in Germania, e che con la questura vostra e con un'armeria che decide di fare importazione lo potete facilmente avere a dei prezzi abbastanza onesti, perché credo che vadano a seconda della versione tra gli 800 e i 900 euro, quindi non stiamo parlando di cifre chissà che cosa. Naturalmente queste carabine hanno 5 colpi nel serbatoio più uno in canna, secondo, diciamo, le nuove normative. Certo è che le normative vecchie, quindi per le armi che sono state costruite prima del 5 novembre del 2011, questo limite non c'era, quindi mantengono il limite, anche se la mia, quella piccola, ha 5 colpi in serbatoio più uno in canna, e l'altra l'ho fatta limitare anche quella a 5 colpi più uno in canna per non avere problemi di nessun senso, anche perché non avrebbe senso, perché 6 colpi sono più che sufficienti. D'accordo? Quindi il mio esperimento è stato un esperimento estremamente positivo, perché ho trovato anche delle armi eccezionali, molto precise, e che mi hanno consentito poi non solo di andare a caccia in battuta, ma anche all'aspetto, sia la mattina presto che al crepuscolo, perché nel bosco d'inverno, se sapete dove rientrano o dove escono gli animali, con questo calibro potete affrontare qualsiasi verro, qualsiasi situazione. È una carabina che poi di serie, la Puma Rossi veniva con le fibre ottiche di grande pregio, con le Aivis e con le Truglo, e quindi con fibre ottiche che permettono di sparare anche alle prime luci del giorno e alle ultime del giorno. Quindi un calibro eccezionale, spaventoso, che naturalmente dà un po' di rinculo, nonostante le armi della Puma siano abbastanza, diciamo, pesanti, ma non troppo, perché poi c'è da considerare la portabilità, d'accordo, l'ergonomia, però hanno dei bei calcioli spessi e a doppia ventilazione, quindi, e hanno anche un'ergonomia sufficientemente adatta per mantenere il rinculo su livelli accettabili. Comunque è un rinculo molto simile a quello del 444 Marlin, che non è certo il 450 Marlin, che quello è un rinculo molto sostanzioso, ma è un po' superiore al 4570, o almeno la sensazione è più o meno la stessa. Quindi sono sul livello 4570-444 Marlin. Quindi è un calibro che, se riuscirete a trovare un'arma che camera bene e che fa messa bene, che è stata un po' sistemata adeguatamente, non vi farà rimpiangere i pochi soldi che andrete a spendere. Bene, vi aspetto a quella puntata di Armeria Magnum per approfondire ovviamente questo discorso sul 4 e 54 Casull. A presto.